Se questo è un uomo, è un libro dove una persona che ha subito una atroce avventura riesce a raccontarla dall'interno, guardandosi intorno, e poi di guardare tutto questo dall'esterno. Come se chi scrive fosse non soltanto il protagonista di questa avventura, ma anche l'analista di questa avventura. Levi ha 24 anni ed è partigiano tra le montagne della Val d'Aosta quando è catturato dai fascisti all'alba del 13 dicembre 43. Nell'interrogatorio si dichiara ebreo, temendo di venire ucciso subito se si fosse presentato come dissidente politico. In realtà la sua origine ebraica non era particolarmente importante per lui, ma nel pieno della guerra proprio questa identità è determinante. Significa la deportazione nel campo di concentramento di Fossoli, vicino a Modena. E da lì, il 22 febbraio 1944, Levi parte in treno con tutti gli altri prigionieri ebrei verso una destinazione allora misteriosa, Auschwitz. I vagoni erano 12 e noi 650. Nel mio vagone eravamo 45 soltanto, ma era un vagone piccolo. Ecco dunque, sotto i nostri occhi, sotto i nostri piedi, una delle famose tradotte tedesche, quelle che non ritornano, quelle di cui, fremendo e sempre un poco increduli, avevamo già spesso sentito narrare. Proprio così, punto per punto, vagoni merci, chiusi dall'esterno, e dentro uomini, donne, bambini, compressi senza pietà, come merce di dozzina, in viaggio verso il nulla, in viaggio all'ingiù, verso il fondo. Questa volta, dentro, siamo noi. Auschwitz, la meta, nei pressi di Cracovia, è un'enorme costellazione di campi, oltre 40 chilometri quadrati. Levi arriva il 26 febbraio del 1944 e vi resterà per quasi un anno, fino alla liberazione. È assegnato a Buna Monowitz, o Auschwitz III, il campo di lavoro collegato a una fabbrica per la produzione di gomma sintetica, finanziato da un colosso dell'industria tedesca, la IG Farben. Il Lager è il luogo dell'assurdo, dove, lo racconterà Levi stesso in un'intervista, chi è pugile diventa cuoco perché sa proteggere la zuppa. Il luogo dell'inutile, dove pur con tutto il lavoro forzato non si produrrà neanche un grammo di gomma. Soprattutto il Lager è per Levi il luogo del caso, dove si è vivi e morti non per una ragione, ma quasi per il lancio di una moneta. Sempre, quando glielo chiederanno, Levi risponderà che per sopravvivere in Lager era essenziale una cosa: capire ed essere capiti. Lui arriva ad Auschwitz sapendo un po' di tedesco, che gli permetterà di capire gli ordini e di non morire subito di botte come molti altri italiani. Poi scambierà addirittura il pane, che in campo non bastava mai, per lezioni di tedesco. E quel poco di lingua imparata lo salva due volte. I nazisti della Buna cercano personale specializzato e Levi è laureato in chimica. Viene sottoposto a un vero e proprio esame e il caso vuole che si trovi davanti il Gaterman, il suo manuale di chimica organica pratica dei tempi dell'università. Potrà passare gli ultimi due mesi della sua prigionia, quando è inverno inoltrato, nel caldo di un laboratorio. Verso la metà di gennaio del 45, il Lager di Auschwitz è evacuato. I nazisti sentono sempre più vicina l'avanzata dell'Armata Rossa. Nella fuga le SS trascinano con sé i prigionieri, abbandonando al loro destino solo i moribondi e i malati. Levi è tra questi. Ancora una volta il caso, sotto forma di un attacco di scarlattina, lo salva. Sì, perché lungo la strada quasi tutti i suoi compagni verranno uccisi. Il 27 gennaio 1945 i russi liberano Auschwitz. Appena tornato, Levi comincia a lavorare nel settore delle vernici e alla fine del 47 è assunto alla Siva, una piccola fabbrica a Settimo Torinese, dove lavorerà come chimico. Inizia anche però una nuova avventura, quella dello scrivere. Come dirà lui stesso, un libro gli cresceva tra le mani. È Se questo è un uomo. Ma l'accoglienza è fredda. Il datiloscritto è respinto da alcuni grandi editori, tra cui Einaudi. Qui, a rifiutarlo, è proprio l'amica Natalia Ginzburg, ebrea, che per mano dei fascisti aveva perso il marito Leone. Anche in Italia, dunque, un doloroso silenzio, il desiderio di rimozione, copre all'inizio la testimonianza della Shoah. Solo nel 58 Einaudi accoglierà tra i saggi l'opera di Levi. Levi, ma le cose che lei racconta sono realmente accadute?
Dicono di sì. So che sono accadute, non c'è ragione di dubitarne, però in effetti a distanza di anni e soprattutto dopo averne scritto, sono spesso, albergo spesso la sensazione che non siano accadute, che siano romanzo. E quindi mi accade di provare il bisogno di andare a cercare qualcun altro, a cercare altri testimoni, per rinfrescare queste cose, per verificarle, e devo dire che la verifica funziona, sono cose veramente accadute.